Amici del Delfino, buona domenica da Francesco Tusi. Siamo qui al Delfino Training Center dove sta per iniziare il match fra il Pescara Under 19 e il Napoli Under 19, valevole per l'ottava giornata del campionato Primavera 2. Tutto pronto, si parte! Pescara schierato al limite, il cross dentro, una deviazione, poi il colpo di testa da parte di De Luca in direzione di De Chiara. Pallone dentro, Vigliotti prova a girarsi, il numero 9, se ne va, Gioielli, Gioielli, area di rigore, Gioielli! E il vantaggio del Napoli con Capitan Gioielli. Sguscia via, prova a convergere verso il centro, il pallone dentro, Vigliotti, Vigliotti, in area di Carlo! Corner basso di Russo, libera Casciano con la testa, mette in moto Palumbo, prova a partire il numero 11, situazione di 2 contro 3, Palumbo, Palumbo, da quest'altra parte c'è Zeppieri, eccolo servito, Zeppieri, Turi, rimpallo, Zeppieri, Zeppieri, e salvataggio clamoroso! Sciabolata in direzione di Rossi, attenzione in area, Rossi, 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 il tocco di Carlo, poi ancora Rossi! Va Russo, gol sinistro di Carlo, si distende. Gioielli tocca male, favorendo l'arrivo di Diabaté. Apertura su Gatto, uno contro uno con Di Lauro. Dentro da Braccia, tracentenna per il numero 2, zona tiro. Braccia, col destro! E gran parata di Turi. Vince un rimpallo il numero 7. Poi prova a entrare in area, pettinata al pallone. Mazzone, cross, basso in mezzo! Ed è 2-0 per il Napoli! Con il gol bellissimo di prima intenzione. Gatto col destro, primo palo Turi, bravissimo. Ndiaye prova ad andare il numero 18, velocissimo, il cross dentro Turi, sui piedi di Zeppieri, poi Diabaté sulla linea, incredibile salvataggio, ma poi ancora Palazzese e doppia parata di Turi. Pallone dentro, Giannini con la testa, Turi! Gatto dalla bandierina, pallone dentro, ancora il cross e il colpo di testa di Ndiaye per il 2-1 del Pescara, che riapre i giochi al minuto 71. Proprio per lo Russo, pallone raccolto, arriva il tiro di D'Angelo, sfera che si perde sul fondo, apertura a destra su Braccia. Uno sguardo al centro, cross, Gambardella prolunga pericolosamente, pallone che arriva a Palumbo, in area il sinistro e pareggio del Pescara con Palumbo che buca Turi all'altezza del primo paro e segna il gol del 2-2 venendo a risultare proprio sotto la nostra postazione. De Luca avanza il numero 6, recupera Ndiaye che prova a sfidare tutta la difesa partenopea, uno contro tutti, Ndiaye se ne va in velocità, lo affronta Gambardella, ancora Ndiaye, giù, si gioca per il direttore di gara, Gambardella, Davino, finale thrilling al Delfino Training Center, avanza Davino, vede la porta, calcia col destro di Carlo, in due tempi, e il direttore di gara manda a tutti sotto la doccia, termina qui Pescara-Napoli 2-2, con la rimonta clamorosa dei biancazzurri, nonostante l'uomo in meno. Andiamo al riepilogo delle reti, vantaggio nel primo tempo, firmato da Capitan Gioielli per il Napoli, poi il 2-0 siglato ad inizio ripresa da Vigliotti, nel finale la clamorosa rimonta biancazzurra al minuto 71, il neo entrato Ndiaye e poi al minuto 88 Palumbo a regalare un punto d'oro alla formazione di Mister Stella, che dunque sale a 7 punti in classifica, Napoli che invece muove la classifica andando a 12. Per questa diretta è tutto, con un saluto e un ringraziamento anche in regia per Manuel Mucciante, grazie dal vostro Francesco Tusi, ai prossimi appuntamenti sempre qui sugli schermi di Delfino Channel.